Parla violenta gramasca e gli capì a voi. volete? Pronti? Allora, io non so se vi darò il microfono, se mi sentite, ma comunque ho la voce abbastanza alta, quindi penso che ci sentiamo tutti. Sono Maria Di Pietro, benvenuti in Italia, benvenuti in provincia di Bergamo. Io sono l'ideatrice di una rassegna culturale che si intitola Pagine Bergamasche. Sono promotrice culturale del territorio, del capitale umano e del territorio, dal punto di vista culturale, geografico, storico, culinario, eccetera, eccetera. Mi occupo sostanzialmente di andare alla ricerca della bellezza a casa nostra e raccontarla, prima di tutto a casa nostra. Io racconto ai bergamaschi quanto sono bravi i bergamaschi, che non è un gioco di parole, perché questo racconta a chi sta intorno a me che prima di tutto bisogna amare se stessi, amare il luogo dove si vive. Siamo pervasi dalla meraviglia e oggi qui direi che nessuno può smentirmi. Sono stata invitata in qualità di scrittrice. Il mio punto di vista oggi, il mio sguardo su di voi oggi sarà soprattutto dal taglio sociologico, letterario. Quindi io vi guardo da profana in questo settore perché non mi occupo C'è la di sua relazione con le figure, no? produrre arte, mi occupo però di osservarla, di percepirla, di assorbirla e poi di raccontarla perché quello che vedo oggi è meraviglia. Qui, come ho scritto ieri, parliamo tante lingue diverse, ma tutte la stessa lingua, che è quella della meraviglia, della passione per un'arte che vi accomuna tutti. E quindi il mio racconto oggi non sarà dal punto di vista tecnico o descrittivo della vostra arte, ma dal punto di vista sociale. Quindi, quando Attilio mi ha invitato a visitare il museo, io sono stata rimasta affascinata soprattutto da questa stanza, non tanto dalla parte artistica, che quella mi ha dato una fascinazione differente, mi ha colpito molto quello che ho visto come opere d'arte, ma io qui, in questa stanza, sono rimasta davvero colpita perché qui mi ci sono riconosciuta. Qui ho trovato il mio passato, quello che sono stata, gli oggetti che a casa mia sono passati e quello che questi oggetti hanno rappresentato quando sono apparsi nelle nostre case. Dietro questi oggetti c'è pensiero, c'è ingegno che è pari all'ingegno che c'è nell'arte. Qui dentro c'è design, design ante litteram, design quando ancora il design non si parlava nemmeno alla Brera di design. Però quello che c'è qua dentro, gli oggetti che sono arrivati diciamo nel secolo scorso nelle case di tutti, hanno rappresentato la realizzazione di un sogno. Il sogno casalingo, perché se gli oggetti d'arte hanno sempre rappresentato la realizzazione del sogno per i ricchi, per la chiesa, per i possidenti, questi oggetti rappresentavano la realizzazione del sogno da parte del cittadino comune. Anche la casalinga aveva finalmente degli oggetti colorati di design e soprattutto che gli permettessero l'igiene, che gli permettessero un tinello ricco, che gli permettessero di sfoggiare la sua bella cucina, la sua bella casa guarnita alla famiglia, alle amiche, alle colleghe di lavoro. Ecco, questo rappresentava davvero la Oggi conquista viene degli ultimi, no? Quindi anche la casalinga poteva sfoggiare il tostapane colorato, il frigorifero colorato, la stufa decorata. Quindi questa era una ricchezza alla portata di tutti e che dava a tutti la meraviglia. Quindi non più il sogno realizzato magari da pochi artisti per i ricchi, ma un sogno industriale
che ha realizzato il sogno di tanti, soprattutto appunto da quello che vedo io qua dentro, delle casalinghe e di tutti coloro che amavano arredare la casa e arricchire la propria casa, il proprio vissuto quotidiano con oggetti che rappresentassero anche un progresso dal punto di vista igienico, ancora più della plastica, ancora prima dell'acciaio inox. Lo smalto ci ha dato questo. Gli oggetti che ho visto qua dentro mi hanno suscitato tantissimi ricordi. Uno su tutti, per esempio, il bollitore per le siringhe. All'epoca non esistevano le siringhe monouso, anzi c'erano siringhe a cui si rifaceva addirittura la punta perché venivano utilizzate per tutto il quartiere con la donna che andava di casa in casa a fare le punture. Ecco, quella siringa andava, veniva sterilizzata in questi piccoli, comodissimi bollitori di smaltati, senza poi pensare appunto all'utilizzo industriale piuttosto che sanitario di tutti questi oggetti che, essendo smaltati, bastava un po' di acqua e candeggina perché tornassero addirittura belli, splendenti come nuovi. Quindi io qui dentro ho visto veramente la realizzazione di quello che chi li ha pensati, chi li ha prodotti, ha saputo interpretare. Interpretare con gli oggetti la propria epoca è uno straordinario mestiere. E chi progetta e crea si muove all'interno di una visione del mondo particolare, attraverso la sua esperienza e la sua necessità, i propri sogni e le proprie visioni. Ma poi dona tutto questo al mondo, premiando se stesso e chi viene raggiunto da queste creazioni. Ovviamente io, come vi dicevo, non ho gli strumenti anche culturali per parlare dello smalto artistico. Mi affascina tutto quello che ho visto in questi giorni, che voi state raccontando anche come esperienza, ma non ho ancora la conoscenza sufficiente per poter farne una relazione. Posso però raccontare dal punto di vista, appunto, come dicevo prima, sociologico, quello che ho notato qua dentro, il design. Che cos'è appunto il design? Il design è saper dialogare con i materiali, seguendo sì il gusto contemporaneo, ma anche creandone di nuovo gusto. Quindi immettendo nel mercato, nel circuito, tra la gente, degli oggetti che sono la realizzazione o la rappresentazione di un sogno. Gli oggetti che poi interpretano meglio questi sogni, e casualmente gli oggetti che interpretano meglio i sogni sono quelli futuristici, quelli che dialogano col futuro, ma quegli oggetti che dialogano col futuro e che però riescono anche a interagire con il presente sono quelli che vengono, che resistono al tempo, alle mode. Io penso per esempio all'ombrello o ai jeans, che nonostante siano cambiate tante cose, sono oggetti arrivati con il progresso che hanno saputo dialogare con il futuro, rappresentare il futuro, ma anche dialogare con il presente, ed è per quello che hanno resistito. Un po' meno dal punto di vista dell'utilizzo quotidiano ha saputo farlo lo smalto, perché poi è arrivata la plastica, perché poi è arrivato l'acciaio inox, sono arrivati l'arcopal e tanti altri materiali che hanno tolto forse anche un po' la dignità a questi oggetti, che ormai purtroppo ahimè si trovano molto spesso in discarica, perché le persone non ne sanno comprendere la bellezza e il valore. Per cui probabilmente questi oggetti che riempiono questa stanza e che in me hanno suscitato tanti ricordi, hanno saputo accogliere il gusto del momento, hanno saputo rispondere alle necessità anche sociali e sanitarie del momento, hanno dato un'impronta fortissima alle industrie dello smalto, quindi a quelle aziende che hanno cominciato attraverso queste produzioni la loro storia di imprenditori,
poi però sono state surclassate dalle novità. Il progresso è questa bestia che si mangia anche le cose più belle e per un certo periodo ha fagocitato anche tutta questa meraviglia. Io, come dicevo prima, sono alla ricerca di cose belle da raccontare, da raccontarci, perché partire da dove si è, da quello che si ha e dire veramente c'è meraviglia qua dentro, veramente a casa tua c'è meraviglia, vuol dire dentro di te, intorno a te c'è meraviglia, allora vuol dire che tu vali, perché tu sei pervaso dalla meraviglia e questo credo che sia il messaggio da dare ai nostri figli, ma da dare anche a noi stessi, no? E nel momento in cui tu senti questa meraviglia, poi sei anche autore di meraviglia, promotore di meraviglia, creatore di meraviglia e diffusore di meraviglia. Quindi la meraviglia va raccontata, e la meraviglia va vissuta come esperienza, bisogna raccontarsela e poi bisogna riproporla. Perché? Soprattutto per lasciare qualcosa di noi, perché noi non saremo eterni e queste cose possono raccontare di noi chi siamo stati, che ci siamo stati e anche perché comunque che ne si dica l'oggetto ci sopravvive e allora attraverso l'oggetto possiamo testimoniare questa meraviglia, possiamo testimoniare per esempio la meraviglia di quest'oggi, di questa giornata, tantissime lingue, fuori c'è la guerra, il messaggio di P alert che ci è arrivato l'altro giorno sul telefono, attenzione, a me dice che siamo in guerra, che ci stiamo preparando a ricevere degli avvisi di probabili pericoli. Ecco, io credo che questo sia il mondo che vorrei, il mondo in cui lo straniero non è un pericolo, lo straniero è portatore di meraviglia. E allora quelli T alert forse non sarebbe più neanche necessario, se non solo per i disastri ambientali. Ma se noi davvero riusciamo a comprendere che il vicino di casa, ma anche lo straniero, sono portatori e persone con cui si può condividere la meraviglia, direi che abbiamo fatto bingo. Io davvero credo che anche qui a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, non abbiano compreso questo progetto bellissimo che oggi e che in questi giorni ha portato Attilio qui da noi. Perché Attilio qui da noi, con la sua, col suo desiderio di creare questa cosa, ci ha portato il mondo in casa, il mondo amico. E questo non è poco. Quindi io direi grazie, un grandissimo applauso ad Attilio e a tutti coloro che hanno dato una mano ad Attilio a realizzare questi tre giorni di convegno. E aggiungo solo un ultimo commento finale, la mia relazione magari è anche un po' più lunga, però la trovate anche nella vostra lingua sul catalogo. Devo dire proprio grazie, perché questo museo ci dice che possiamo salvare tante cose anche in cloud, possiamo salvare la memoria anche su supporti eterei. Il punto è che nel momento in cui la memoria diventa solo eterea, rischia di scomparire, basta un blackout e perdiamo tutto. Gli oggetti no, sopravvivono, anche i blackout. E gli oggetti veramente sono la testimonianza di quello a cui dobbiamo tornare a guardare. E quindi un museo è veramente l'invito a tornare a guardare al passato, perché quella è la strada per il futuro. E io sono orgogliosissima, da promotrice del territorio bergamasco, di sapere che qui in provincia di Bergamo, sulle rive del Brembo, c'è questo luogo bellissimo di sguardo al passato, ma che è un invito a guardare al futuro. Quindi grazie per la vostra attenzione, grazie ancora a tutti. Visione diversa dalla nostra. La nostra è orientata sempre alla tecnica, e invece il tuo aspetto umano che hai raccontato mi ha commosso veramente. Grazie.
Grazie per anche perché io tecniche non ne ho, quindi di necessità virtù devo inventarmi qualcos'altro. Grazie, grazie di cuore. Ecco, adesso passiamo la parola al maestro professore e artista, innanzitutto il nostro Luigi Barato. Grazie colleghi carissimi e bravissimi anche. Buongiorno, mi provo. Non sento, no, non credo. No. Era forse un po' basso, perché c'è la regista che sta. Sì, grazie a voi e grazie della vostra partecipazione, colleghi bravissimi. Noi italiani vi ringraziamo moltissimo di questa vostra straordinaria partecipazione. Ovviamente va da sé che grazie va molto ad Attilio Compagnoni che ci organizza e ha organizzato questo evento. E vorrei condividere con voi, dopo questa presentazione bellissima della nostra collega, una relazione tecnica. Ed è una relazione che riguarda la mia esperienza all'interno dell'insegnamento della tecnica dello smalto a fuoco all'interno della scuola. Che cosa facciamo noi docenti all'interno della scuola per insegnare la tecnica dello smalto a fuoco? Allora, ecco, lo leggo un attimo. La relazione appunto che vorrei condividere riguarda il mio approccio e la mia passione anche per questa meravigliosa tecnica e l'esperienza che ho maturato purtroppo per me in oltre 30 anni all'interno di scuole di formazione professionale nell'indirizzo specifico, in questo caso, della lavorazione dei metalli preziosi. Quindi all'interno di scuole, e la mia lo è stato, cioè la Scuola d'Arte e Mestieri di Vicenza, Vicenza è un distretto di artiglieria, dove all'interno degli insegnamenti di oreficeria c'è l'insegnamento della tecnica dello smalto a fuoco. Il mio approccio all'insegnamento dello smalto, ma in generale alla lavorazione dei metalli, nasce in casa. Io nasco in una famiglia che ha sempre lavorato il metallo, rame in particolare. Già dalla fine dell'Ottocento il laboratorio era funzionante e il bisnonno, il nonno, i fratelli del nonno, eccetera, lavoravano nel rame e facevano gli affretti della cucina, generalmente, pentole, eccetera, eccetera. E poi, successivamente, siamo invece passati all'interno del nostro laboratorio alla creazione di oggetti ornamentali, soprattutto con mio padre, che ha cominciato invece la lavorazione, diciamo, artistica del rame, quindi piatti, vasi, eccetera, eccetera. Nel frattempo io ho cominciato, dopo le scuole secondarie, la scuola superiore e l'ho fatta a Padova, all'Istituto Statale d'Arte. L'Istituto Statale d'Arte in quegli anni, parliamo degli anni 70, anni 1970, e gli istituti d'arte erano divisi per sezioni e a Padova c'era la sezione del metallo, quindi sezione orafa e sezione della lavorazione del rame e dello smalto. Ed è lì che io ho avuto il primo approccio e anche il primo interesse per lo smalto a fuoco, perché il docente dell'epoca si faceva e lavorare il metallo, rame in questo caso, cesello soprattutto, e poi trasformarlo in rame smaltato. E devo dire qui
il grande giuriato e buona testimone, che poi la mia passione autentica e poi anche la voglia è stata quella di incontrare nel laboratorio di Padova e Paolo De Poli. Paolo De Poli, l'ha già detto Luciano, insomma, è stato un grande, come dire, innovatore, non l'unico, ma sicuramente uno dei maggiori innovatori dell'arte dell'ormaggio, facendo lavori molto importanti, avendo la fortuna di incontrare personalità molto importanti, Ponti, non solo, Gio Ponti, che in quel momento lavorava a Padova, alla ristrutturazione dell'università, e che chiamava a raccolta gli artisti del posto. Io sono rimasto nel laboratorio di Paolo De Poli, con lui mi occupavo soprattutto della costruzione dei pezzi in metallo prima della smaltazione. Quindi nel piano inferiore del laboratorio c'era l'officina attrezzata e lì si costruivano i pezzi. Io ero avvantaggiato dal fatto che, uscendo dal laboratorio di famiglia, avevo il mestiere in mano, insomma, non già sapevo fare le cose, insomma. E sono rimasto con lui molto tempo, 13 anni, dalla fine degli anni del 1980 fino alla chiusura del laboratorio, quando un giorno qualcuno ci ha chiesto le chiavi e non ce le ha più. E contemporaneamente a quella, all'esperienza padovana con De Poli, mi hanno appunto chiamato alla scuola. Il docente di smalti andava in pensione e c'era la necessità di coprire lo spazio rimasto libero, e attraverso le conoscenze comuni il direttore di allora mi chiama e mi chiede se voglio cominciare a prendere in mano l'insegnamento dello smalto a fuoco. La scuola d'arte e mestieri di Vicenza è una scuola antichissima, è stata fondata alla metà dell'Ottocento, 1858, ed era definita scuola di scultura e plastica, di decorazione e plastica, e dove c'erano molti insegnamenti: la scultura, la plastica, il disegno architettonico, la falegnameria, la ceramica e anche ovviamente la lavorazione del metallo. Dopo molte trasformazioni, e anche all'interno della scuola nostra propriamente, siamo rimasti, e in questo momento, tuttora, la scuola d'arte e mestieri si occupa esclusivamente di formazione nel settore dell'oreficenza. È una scuola professionale, sotto, noi italiani lo sappiamo, cioè, per noi italiani la formazione professionale fa capo alla Regione Veneto, fa capo alla Regione, fa capo al Dipartimento Venezia in questo caso per noi. E alla scuola di Vicenza noi abbiamo due tipi di formazione, cito solo brevemente giusto per inquadrare la problematica, poi entriamo nel dettaglio della mia relazione. Noi alla scuola abbiamo la formazione iniziale triennale, 3 anni, per gli studenti piccoli, cioè gli studenti che escono dalla scuola media a 14 anni, 14-17 anni, e fanno 3 anni con noi. E poi abbiamo invece il biennio superiore, 2 anni, per studenti che hanno già il diploma di scuola superiore, cioè tutti quanti più di 18 anni, da 18 fino a 35 anni, e sono 2 anni. Il cosiddetto, quello che oggi, in questi ultimi 10 anni, è stato definito l'ITS, istruzione tecnica superiore, nell'indirizzo di oreficenza. All'interno sia dei percorsi dei bambini piccoli, sia all'interno dei grandi, c'è l'insegnamento dello smalto a fuoco. Quindi, ovviamente, ecco, lo dico, il calendario delle lezioni e la scansione temporale, ovviamente, cioè, ecco, c'è un calendario, cioè io vado in classe determinati momenti, no? Ed è soggetto a tutta una serie di variazioni in relazione all'insegnamento degli altri corsi. Quindi, formazione di base, formazione per gli studenti superiori. E primo anno di istruzione superiore, secondo anno di istruzione superiore.
siamo alla slide, la 1 è passata. Da questo interno del mio laboratorio, giusto per capire, insomma, una specie di antro di Vulcano, lì, insomma, dove c'è un po' di tutto dentro, insomma, no? Attrezzi, banchi, forni, questo c'è la seconda, anche questa è la biblioteca di Marco, un po' di assortimento di colori. Ecco, torniamoci un attimo su questa. Ecco, allora, la formazione dei ragazzi più piccoli, la formazione dei ragazzi più piccoli, parlo di ragazzi che hanno 14 anni. Allora, il programma prevede una o due lezioni di teoria, scusatemi, prevede una cosa. Quante ore io faccio all'interno delle classi? Mediamente, da settembre a giugno, quell'anno scolastico, io faccio mediamente 40 ore. Quindi, in un totale delle classi, che sono 3 più 2, 5 classi, io faccio circa 200 ore di tecnica dello smart working. Sì, più o meno, distribuito però ovviamente nell'arco temporale dei 8 mesi di scuola, tenendo conto che i nostri studenti tutti fanno lo stage in azienda, quindi per 2 mesi e mezzo, 400 ore, sono trasferiti in azienda. Io faccio mediamente 200 ore. Allora, è ovvio che noi docenti di smalto, noi docenti di smalto, abbiamo delle metodologie diverse in rapporto alla classe con cui stiamo dialogando, perché se tu hai bambini da 14 anni fai un ragionamento, ma se hai quelli da 25 ne fai un altro. Ed è questa che io sto tentando di condividere con voi. Allora, per quanto riguarda la formazione iniziale, ossia per gli studenti 14-17 anni, il programma prevede una o due lezioni di teoria. Teoria cosa significa? Che io spiego che cos'è la tecnica dello smalto, gli strumenti, setacci in questo caso, croce ed elitico degli smaltatori, eccoli qui, e gli strumenti, le diverse tipologie di smalto che si andranno a utilizzare, cioè i tipi di smalto opaco, trasparente, smalto da miniatura. E possiamo passare anche alla seconda slide, la terza, scusami, eccolo qui. E questi sono ovviamente, allora, setacci da una parte per la tecnica del secco, e questi sono i supporti, altro argomento importante da sviluppare con gli studenti, perché i supporti, noi lo sappiamo, sono degli strumenti indispensabili per entrare all'interno del forno. E quindi ogni supporto ha una funzione, e avendo una funzione ha una forma, in considerazione del pezzo che dobbiamo fare. Una volta illustrato gli strumenti principali, tutte le esercitazioni sul triennio, cioè sui bambini più piccoli, vengono svolte su rame, copper, quiver, unicamente su rame. Naturalmente, ecco, nella lezione di aula io mi preoccupo di spiegare la metallurgia del metallo, le caratteristiche del metallo, la temperatura del metallo e il comportamento del metallo durante le fasi di smaltimento. La fase successiva io passo immediatamente alla spiegazione della tecnica, noi che la riteniamo a secco, la tecnica con il setaccio, cioè la controsmaltatura, cioè la smaltatura rovescia, e la prima stesura di smalto trasparente, fondente in questo caso, che poi permette di essere utilizzato per i vari tipi di decorazioni. La tecnica successiva è la tecnica secco e di diversi setaggi per l'applicazione della controsmaltatura.
In questo momento comincia la fase di cottura, cioè quindi anche qui c'è la spiegazione del forno. Il forno, so cos'è, com'è, funzione elettrico, temperatura del forno, cottura, tempo di cottura. Il procedimento di lavorazione è poi quello tradizionale. Quindi le placchette, taglio delle placchette, lo spessore del metallo. Noi generalmente utilizziamo uno spessore di 8 decimi, 1 millimetro generalmente, contro smaltatura e la pulizia. La stesura del, scusa un attimo, ritorno un attimo indietro, la stesura del fondente, eccolo qui, trasparente. La fase successiva, con i bambini più piccoli, è la invece cominciare l'approccio decorativo, perché lo smalto ha una funzione fondamentale, che è quello di avere una funzione decorativa, cioè noi mettiamo del colore sopra. Possiamo sicuramente utilizzare solo il fondente, sì certo, voi che siete artisti mondiali potete anche utilizzare solo il fondente. Agli studenti, e passiamo gentilmente Alessandro alla slide successiva, che è questa, ecco, io comincio a utilizzare sopra fondente ovviamente i colori trasparenti e invito gli studenti a mettere 2-3 colori, una macchia di colore sopra il fondente. Questo mi permette di spiegare la quantità di smalto, quanto smalto ci mette, e soprattutto i tempi di cottura, cioè quanto tempo rimane dentro il forno il pezzo, 1 minuto, 2 minuti, 10 giorni, no, sta dentro il tempo necessario per la fusione del pezzo. Ecco, colori trasparenti, per mia esperienza il metodo è efficace per capire la sensibilità dei ragazzi nei confronti del colore e quindi confrontare i risultati in relazione all'abbinamento cromatico. Inoltre questo esercizio abitua al corretto uso dei setacci e alle manovre per posizionare il pezzo sui supporti. Il passaggio successivo è la slide 5, mi fa questa, sì è questa. Il passaggio successivo invece, no, è quella successiva, scusami Alessandro, il passaggio successivo è quella di aggiungere sopra i colori trasparenti i materiali affini al vetro, cioè in questo caso le morrine, pezzi di fritta di smalto, il cosiddetto smalto a mosaico, quindi una volta fatta la prima cottura si aggiungono dei materiali che ovviamente fondono all'interno del forno in una seconda cottura. L'altra esperienza ancora, ed è quella successiva che abbiamo visto, no, è quella precedente, ecco questa qui, invece questi sono i colori opachi. Allora, esercitazione di colore trasparente, esercitazione di colore opaco. La differenza è fondamentale, perché noi lo sappiamo, che generalmente i colori opachi vengono utilizzati direttamente sopra il metallo, senza il passaggio del fondente. Quindi è un altro tipo di decorazione, lo smalto opaco, che mi permette di fare un colore di base, in questo caso il bianco, con delle strisce verdi e delle macchie rosse, un fondo turchese su cui poi sopra viene aggiunto dello smalto verde, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è un approccio completamente diverso soprattutto dal punto di vista decorativo. Lo smalto trasparente, lo dice la parola, permette la trasparenza del smalto, quindi se io ho una superficie texturizzata, martellata, picchiettata, vedrò il lavoro che c'è sotto. Lo smalto opaco copre perfettamente la superficie. Questo esercizio permette di valutare le capacità decorative degli allievi in relazione all'uso dei materiali che si possono utilizzare. L'uso differente dei colori, ripeto, sempre quando ne abbiamo a che fare con gli studenti, cioè dobbiamo proprio insegnare la grammatica dello smalto e quindi i colori trasparenti hanno la necessità
di avere un tempo di fusione e un punto di riscaldamento del forno più alto, i colori opachi hanno la necessità di essere passati al forno a una temperatura più bassa. Quindi sono tutti meccanismi che aiutano poi lo studente a portare avanti delle esercitazioni in modo corretto. Allora, una volta presa, come si diceva, la grammatica dello smalto, si può cominciare a introdurre gli studenti alle diverse tecniche decorative e agli strumenti necessari per realizzarli. Agli studenti più piccoli, la prima esercitazione è il graffito. Il graffito permette alcune realizzazioni interessanti, generalmente utilizzando colori opachi, cioè in questo caso il fondo rosso e la cottura del rosso, spolverato di verde chiaro, passato con la punta e riportato al forno. E si ottengono delle composizioni che possono risultare interessanti. È un approccio questo, mi si passi il termine, semplice. In realtà nulla nello smalto è semplice, nulla nello smalto è facile. Ma è un approccio semplice, nel senso che lo studente tiene in mano la tavoletta, prende una punta, disegna, manda via lo smalto e va in cottura. E ne escono delle cose, andiamo avanti. Vedete? Fondo rosso, smalto misto, giallo-verde, giallo, fondo nero e sopra lo smalto bianco, il graffito rimane la traccia del nero che abbiamo sotto. Graffito è una tecnica interessante, si possono fare cose molto, molto belle, molto molto. Ha il vantaggio, il graffito, di abituare lo studente a essere, come dire, spontaneo nel gesto. Non si può correggere lo stencil, il graffito. Cioè tu fai il segno ed è quello. Ma poi sta lì a... No? L'altra invece tecnica, eccola qui, l'insieme della... Vai avanti, di Alessandro. Okay. Questo è il graffito, no? Mentre la seconda tecnica che io generalmente utilizzo con i miei studenti pequeñiti, piccoli, è lo stencil, che è questo, che è lo stencil. Metallo contro smalto, smalto di superficie, nero, bianco, in questo caso nero lo stesso, e poi lo stencil, cioè delle forme, in questo caso sono delle forme di produzione, cioè si trovano in commercio, sono pezzi di plastica disegnata, vengono ritagliati, la tavoletta sempre lo stesso procedimento, contro smalto, pulizia, cappa di smalto sopra, cottura, si posiziona lo stencil e si setaccia a secco lo smalto, in questo caso bianco, anche qui bianco, quello è su fondente, questi sono su opaco. Si solleva la maschera, quello che si chiama, lo stencil, e si va in cottura. È un esercizio interessante questo perché misura la capacità dello studente della precisione, cioè quando tu sollevi lo stencil devi essere preciso, se no si sposta tutto qua. Ecco, anche tutte queste mi dimenticavo di dire, io di solito faccio io la prima esercitazione e poi gli studenti, dopo aver ascoltato la spiegazione, eseguono il primo esercizio. Questo è lo stencil. Sì, lo dicevo, per quanto riguarda il graffito e la graffiatura, diventa importante la modalità della graffiatura
che deve far emergere lo smalto sottostante, necessariamente in contrasto, cioè se io sotto ho nero, sopra posiziono uno smalto contrastante, bianco generalmente, giallo, un colore che comunque faccia risaltare lo smalto di fondo. Per la decorazione mediante stencil, per questa, ho notato un interesse particolare da parte degli studenti. In effetti è un tipo di decorazione a effetto immediato, cioè noi è importante per tenere viva l'attenzione degli studenti che questi abbiano la possibilità di vedere qualche cosa di, che ne esce dal loro lavoro. In questo caso, ecco, lo stencil è molto immediato, cioè fanno la prima stesura di smalto, mettono sopra lo stencil, setacciano lo smalto, alzano lo stencil, poggiano e ne vengono fuori cose di questo tipo, che sono no, come dire, stupiti di questo fatto, no? In realtà l'operazione è molto, in passi il termine, è molto poco questa operazione di stencil, però aiuta, voglio dire, no, a creare un certo interesse e soprattutto una certa abilità manuale. Quindi ecco, fondamentalmente le esercitazioni sul triennio sono queste: contro smalto, fondente, colori trasparenti, abbinamento dei colori trasparenti, colori coprenti, materiali affini al vetro, fili di vetro, bacchette di vetro, murrine, perle di vetro, fritta di smalto, eccetera, e il graffito e lo stencil. Questo è in linea di principio il programma per i ragazzi più piccoli. Mentre l'approccio al biennio superiore agli studenti grandi è completamente diverso, sono diverse le conoscenze che devono apprendere e sono diverse le nozioni che noi dobbiamo impartire. Diverso è l'approccio alla disciplina per gli studenti del biennio superiore in ragione dell'età, tutti più di 18 anni, alcuni arrivano anche a 35, e delle pregresse conoscenze acquisite. Generalmente gli studenti superiori hanno già terminato una scuola generalmente artistica. In considerazione di ciò, dopo una breve introduzione teorico-pratica, il programma prevede l'indagine sulle tecniche avanzate di smaltatura. Per il primo anno superiore, anche questo è stencil, qui andiamo pure avanti, e questo è lo stencil in generale. Per il primo anno del corso superiore, l'indagine principale è sulla tecnica Cloisonné. Tecnica Cloisonné, voi siete bravissimi a fare delle cose straordinarie, consiste nel costruire un disegno con filo di metallo sopra il maglio. Quindi, placca di metallo, in questo caso perfettamente piana, contro smaltata, smaltata di fondente, costruito il disegno con i fili, appoggiato i fili, cottura in forno, il fondente si scioglie e attata i fili. Dopodiché i fili vengono decorati tra un filo e l'altro, cioè tecnica Cloisonné, sia su rame sia su foglio d'argento. La diversificazione della tecnica permette di approfondire alcune metodiche alpine, ma in realtà l'uso dei materiali è diverso e conseguentemente necessita di lavorazione diversa. Generalmente i primi esercizi sono eseguiti su lastra piana,
contro smaltata e smaltata di fondente per applicare i fili. Io utilizzo due tipi di fili, il filo rotondo da un millimetro e il filo piatto, che si usa ovviamente verticale. Andiamo avanti, vediamo se c'è ancora qualcosa. Questo ancora più alto di me, ecco, sempre superficie piana. Fermiamoci un attimo. Ecco, qui gli studenti cominciano a individuare un disegno. In questo caso devono esercitarsi sulla carta, sul disegno da comporre poi con i fili. Quindi ognuno esprime una idea di decorazione, perché noi andiamo con il cloisonné, no, a individuare delle tracce che poi andremo a riempire di colore. Il primo tenta di individuarmi degli alberi con un sole in mezzo. Questo di mezzo ha individuato una geometria, questo dei fili curvi, quello in alto è una sorta di fiore, no? Quindi la cosa fondamentale è capire il disegno che va fatto sulla carta per poi modellare i fili sul disegno. Tecnica cloisonné sull'afra di rame. Sia con colori trasparenti sia con colori opachi, cioè quindi contro smaltatura, fondente, fili, postura e decorazione. L'altra parte del programma invece è il cloisonné sempre, ma su foglia d'argento, su base di rame. Quindi contrasmalto. La base viene smaltata di fondente generalmente o comunque di uno smalto, si applica la foglia d'argento, le paillon d'argent, la foglia d'argent, la ora è plata, no? Si va alla cottura, il fondente si muove, attacca la foglia. Sopra la foglia, il fondente, argento, le fondant d'argent, l'argentoire, il soyer. No. Il fondente è trasparente, sopra il fondente il disegno con il filo d'argento, al forno il fondente si scioglie, attacca il filo e dopo la decorazione. Quindi prima esercitazione sull'altra di rame e fili di rame, seconda esercitazione nel proseguo del programma la smaltatura su foglia d'argento. Bene. Possiamo pure andare avanti perché vado alla seconda parte del programma. La seconda parte del programma prevede la costruzione, cioè la tecnica, utilizzando la tecnica simplastica, cioè un modellato semplice che è una piccola ciotola, cioè passare dal bidimensionale al tridimensionale e la successiva smaltatura, che prevede, noi lo sappiamo, tutta una metodica per smaltare sulla forma, quindi l'uso di colle perché lo smalto non scenda, la cottura interna, la cottura esterna, la prima cottura, la seconda cottura, eccetera. Quindi la tecnica simplastica per ottenere forme semplici, in questo caso sono delle ciotoline, più o meno diametro 10 cm, e lo studente poi si esercita a decorare, a utilizzare dei colori che secondo lui sono il massimo, ovviamente, insomma, no? Ma a me non piace tanto, hai fatto tu, cioè, quindi e infine nel primo anno superiore il programma si conclude con la slide successiva, cioè con un elemento smaltato che va inserito in questo caso sarà un pendente,
in un oggetto propriamente di oreficeria, una spilla, un pendente, un castone. Qui hanno preso della lastra di ottone, l'hanno traforata con il seghetto, è doppia sia da una parte che dall'altra. Andiamo avanti un attimo, lo sanno gentilmente. Quindi la faccia sotto e la faccia sopra, e poi sono stati fissate le due sagome d'ottone sulla placca smaltata. Questo è il programma del primo anno superiore. Tecnica Cloisonné, rame, copper, filo d'argento e foglio d'argento, tecnica sinclastica per le forme piccole e un oggetto che ha una destinazione di tipo ornamentale propriamente legato all'ambito di origine. Il secondo anno superiore prevede di ulteriori fasi di apprendimento e in particolare di nuovo la modellazione sinclastica per la costruzione di forme. In questo caso qui noi partiamo sempre dal disco piano, che viene battuto, sagomato, martellato, trasformato in ciotole, vasi, vasetti, ciotole lisce, eccetera, eccetera. Modellazione sinclastica. Il passaggio successivo è d'altra tecnica, questo sono i bracciali. Ancora? Oltre. Si vai pure avanti. E questa che invece è la tecnica anticlastica, che permette di realizzare forme con la doppia curvatura, cioè possono essere concave e convesse nello stesso momento. Concave e convesse, in questo caso, queste sorta di fiori, di foglie, no? Elementi come quello sopra che è in argento, che in partenza è un quadrato, che viene trasformato in quegli elementi, una sorta di nastro di Möbius, e vengono modellati in rame, eccolo qui, no? E poi successivamente vengono smaltati utilizzando questi ferri specifici, che sono i ferri per la tecnica anticlastica, che vanno fissati a una morsa e con l'opportuna lavorazione il mio metallo viene piegato sia nella forma concava sia nella forma complessa contemporaneamente e permette tutta una serie di lavorazioni molto avanzate. Quindi tecnica sinclastica, tecnica anticlastica. La terza indagine che generalmente faccio con i grandi è il cesello, tecnica della cesellatura, modellazione e cesellatura. La parte sotto dove sono le conchiglie sono modellate con il martello unicamente. Le parti superiori invece sono modellate con i ferri da cesello. Quindi anche qui sono degli elementi decorativi che poi possono essere utilizzati per la smaltura. La quarta fase indaga invece questa, che è l'incisione chimica. In questo caso sull'astra di ferro. Mediante matrici, ovviamente, o sull'astra di rame. Questo mi permette di indagare la corrosione del metallo mediante un'immagine, che è una fotografia riportata sulla carta o disegnata sulla carta, o disegnata direttamente sul metallo, che passa in un bagno di incisione, che può essere l'acido nitrico, che può essere il cloruro di ferro, che può essere l'acido cloridrico e l'acqua ossigenata, ce ne sono moltissimi di mordenti. E si ottengono alcuni, questi sono su ferro, e questo tra l'altro è ferro smaltato perché gentilmente me l'ha offerto
il nostro presidente Compagnoni, e che potrebbero essere rimaltate. E sono interessanti anche qui perché, voglio dire, sviluppano, ecco, questa è una, questa prima qui è una incisione libera, spontanea, quella di sotto invece è uno stencil, è uno stencil. Quello sopra invece sono creazioni fatte direttamente dagli studenti sulla, sul catrame impermeabile e graffiato. Quindi l'altra indagine è sulla, sulla morsura acida, come questa, e infine, infine l'ultimo esercitazione, che è questa. Ne abbiamo ancora, Alessandro, di queste qui? Ecco, gli studenti del secondo anno superiore finiscono la scuola con un esame che dura tre giorni, di cui due sono occupati in una prova di laboratorio. Ora, allora noi andiamo a abbinare lo smalto con il lavoro del mio collega di oreficeria, che ha fatto la montatura, cioè le catene, ha fatto fare agli studenti. Vediamo se c'è ancora qualcosa adesso. Vedete? E quindi c'è tutto il lavoro della modellazione, della, dei fili, della collana in generale, e l'inserto dello smalto. Ho trovato un telefono nei servizi, chi l'avesse dimenticato? Lo vendo per 50 euro. 40, 30, 20, spiego io. Sono pure dimenticato, Ok, e questo è in linea di massima il programma che io svolgo all'interno di un corso di smalto, piccoli e grandi. Per i piccoli c'è un programma, per i grandi c'è un altro. Alla fine, cosa vorrei portare io a questi sventurati studenti? No, cosa vorrei portare a questi giovanotti? L'idea che lo smalto a fuoco è una tecnica straordinaria, bellissima, e che deve continuare. Io ho un mio laboratorio, in questo momento sto seguendo alcuni studenti, sperando che, spero che questi si possano interessare dello smalto e portarlo avanti e divulgarlo. Finisco, e poi finisco definitivamente, con una serie di lavori miei che io faccio vedere ai miei studenti, perché loro pensano che sia, che lo smalto sia soltanto un po' di polvere così sopra. Questi sono alcuni lavori miei, fatti nel mio laboratorio, questo. Qua sono su una ciotola, doppia cottura, tripla cottura, smalto opalescente, fili di vetro su base opaca e trasparente, argento 925 di titolo e fili d'argento, vaso così, piatto, ciotole, dipinto, piatto e stencil, piatto e fili di vetro, e ciotola e inserti di foglia d'argento, inserti di foglia d'argento, ancora lo stencil. Questo è il pezzo che vi mostra, è uno specchio, base di foglia d'argento, smalto di fondo, fondente, foglia d'argento, fondente argento e poi la decorazione sopra. Questo sono io da piccolo, per dire che sono stato piccolo anch'io, insomma. Diceva da mio padre che mi aveva costruito un martelletto apposta piccolo e anche un gengetto piccolo per cominciare. E signori, grazie di tutto.
stata. Grazie professor Bellisarallo. Avete domande da fare? Avete domande da fare alla dottoressa? Io sono Maria Cimbelli, trovate che mi canta Bulletti per scrivere che io insegno teoria di scienze sessuali design e che canta l'ocultoria verso, diciamo, tutto il mondo. Ecco, in questo mio intervento non parlo di una cosa così diventa entusiasmante come quella dello stesso sito, visto prima è quella anche dell'artista di Lacto, anche di cui ha aperto veramente il loro operato e mi sono un po' interessato, mi interessano anche le mie origini. Ecco, a fine mi ha dato l'opportunità in questa occasione di interrogarmi sull'origine degli istituti d'arte, attraverso il tipo di ricerca in Sicilia, dove sono venuti, per quale motivo sono nati e dove trovano le loro radici. In particolare, nelle due esperienze che io ho vissuto, quella di Castelmassa, che è un paese di Valpò, e quella di Trento, passando dalle Venezia nel frattempo, fino a poco molto qua. E, se ci sono le slide, ecco, non lo so. Al chiavetta? No, io ho puntato il cartace, però per no. Sì, sì, me lo sto cercando. È che abbiamo fatto una successione un po' troppo rapida e non eravamo pronti. Ok. Ecco, niente. Magari le slide arriveranno dopo, quindi niente. L'istituzione. Noi in Italia abbiamo un'esperienza a livello di istruzione classica nata nel sangue, perché già nelle botteghe di università, di passato, di università, sappiamo che i giovani apprendono dei fiorentimenti di un mestiere in maniera stretta all'arte, no? E in realtà questa cosa è stata normata sulla fine del XIX secolo, ok? Quando ovviamente per questioni anche di livello europeo, ne abbiamo parlato prima anche il professore di storia dell'arte, sì, ok, adesso le immagini, con la seconda rivoluzione industriale veniva chiesta, quindi a livello proprio sociale, una manodopera colta che sapesse lavorare nelle prime industrie, no? E quindi c'è stata la necessità di istituire queste scuole, che erano scuole di arte applicata all'industria e all'interno. Poi, a livello storico, sappiamo che ci sono stati vari conflitti mondiali in mezzo, quindi le cose sono un attimino complicate, nel senso che la realtà di Trento era sotto il regno austro-ungarico, quindi aveva una sua conformazione istituzionale, e mentre invece la scuola di Castelmassa, che è più antica, non ci direbbe, più vecchia come scuola, e ne aveva un'altra, perché noi prima di andare in Italia, questo paese che si trova al confine tra Veneto e Emilia-Romagna, si trovava sotto il territorio degli esteri, quindi degli estensi, sotto il Ferrara, quindi sul Papa. Ecco, tanto per intenderci. Mentre la scuola di Trento è nata dalle scuole elisabettine, che erano delle scuole proprio di impronta, volute proprio dalla imperatrice Elisabetta d'Austria, e da cui è nato, per esempio, si è formato anche il Fortunato De Pero, e quindi avevano una loro connotazione, la dicevano lì,
La scuola di Castelmasse invece è una realtà molto più piccola, è un paesino che ha avuto tante istanti, forse 1000 abitanti, adesso ne ho molti meno. E io mi sono chiesto, ma perché proprio Castelmasse è nato in istituto d'arte, che poi è diventato un liceo artistico, dove ha insegnato anche il professor Ciorba, di cui vedete un po' le colonne che sono state riprodotte per la edizione del figlio e anche gli altri che ho saputo si sono messi in gioco. E ho iniziato a chiedermi perché proprio Castelmasse, e questo me l'ha proprio fatto nascere al figlio, e quindi mi sono messa in moto. Allora, Castelmasse, le radici di questa formazione artistica sono più profonde, non sono nate di certo solo come formazione artistica, anzi, dopo ricercando delle varie cose, ho trovato che, ad esempio, la scuola di Castelmasse è venuta fuori nei primi documenti di un regio decreto del 1923, che andava a normare tutto quello che era la gestione artistica e andava quindi a individuare quelle che erano scuole d'arte legate principalmente alle accademie, quindi in maniera unica. Accademie, parliamo quindi di Milano, Palermo, le grandi accademie d'arte, e quindi erano formate solo per quell'aspetto lì, quindi la struttura, la cultura in maniera unica, e le scuole, diciamo, di salienti, poi non sono salienti, sono scuole che servivano il territorio. Infatti, in questo regio decreto del 1923 si trova proprio che la scuola di Castelmasse, al tempo non si chiamava così, si chiamava Massa, perché era un punto di appoggio nel trasportare materiali, persone e quant'altro, dei vecchi servizi postali che c'erano ancora nel centro, quindi era un punto di posta, si chiamava, e quindi si chiamava Castelmasse. Poi con le varie vicissitudini, le vicissitudini e quant'altro, diventava Castelmasse. E quindi lì, in questo regio decreto, viene fuori appunto che si istituisce questa regia scuola professionale per le arti edili e fabbrili, cioè della serie i muratori e i fabbri. E questo era il nome della scuola di Castelmasse. In realtà questo è il tempo recente rispetto a quello che poi ho trovato durante l'estate telefonando allo storico del paese chiedendo ma perché proprio Castelmasse? Un istituto d'arte che adesso si chiama Lunare, ha cambiato nome varie volte. E io ho scoperto che insomma le radici sono più profonde. In particolare è nata per volere di un monsignore, un paesano, Gavioli, Monsignor Gavioli, che nel 1753, alla sua morte, ha deciso di lasciare una parte della sua eredità ai membri dei compaesani e ha lasciato proprio un testamento dove diceva che parte dei suoi averi doveva essere dedicato ai giovani del paese, quindi alla formazione delle professioni dei ragazzi e all'educazione della cultura. Una parte era stata dedicata anche all'aspetto sanitario, quindi aveva istituito ad esempio l'ambulatorio pediatrico e quant'altro. Però nel mezzo c'è stata l'unità d'Italia, quindi non era più sotto il potere, diciamo, del Papa, quindi sotto gli est, e nella definizione dei buoni confini, un po' perfetto. Quindi questo, diciamo, mi raccomando un attimo. E Castelmasse è finita prima sotto il regno austro e poi dopo sotto l'Italia. E quindi questo lapito è rimasto lì. È stato più volte deviato, come succede un po' anche oggigiorno, no? Questi soldi sono stati spostati da una parte all'altra. Ma poi per volere dei locali, degli amministratori locali, finalmente, in tempi più recenti, con il congresso di Vienna nel 1814, si sono fatti avanti, hanno reso effettivo questo lascito e finalmente ha preso via la scuola di arti e mestieri di Castelmasse, che era appunto dedicata alla formazione dei giovani, quindi giovani fabbri e giovani muratori. Poi in tempi recenti, ahimè, cambiando l'utenza, i fabbri non c'erano più perché sono stati sfidati dalle scuole professionali, come calici, come fori, cose qui, e l'utenza è cambiata, l'utenza è iniziata ad essere un'utenza tipo femminile. E quindi, come vi raccontavo anche mio babbo, che ha insegnato anche lui in questa scuola di Santo Diego di Sopra, che è un bel libro per gli amici, in maniera ufficiale,
cambiando l'utenza, ahimè, non si poteva più fare il battiferro, chiamato così, il battiferro battuto, ed è cambiato l'utenza, è diventata quindi l'istituto d'arte con il visto di Metallio e Cemia, cosa che c'era poi dopo i tempi recenti tutto il resto d'Italia. Ed era formata come? Era formata da un triennio che dava la possibilità di formarsi e di venire diventare maestro d'arte, a tutti gli effetti, poteva aprire bottega, e da un biennio sperimentale, che anche Gigi probabilmente lo sai, dopo 64. È diventato, hanno fatto questo viaggio sperimentale che dava finalmente accesso al mondo universitario. Quindi i primi tre anni erano estremamente formativi, nel senso che si assomigliavano un po' alla scuola del Bauhaus, e quindi i ragazzi tenevano contatto con la materia, imparavano proprio a manipolare la materia, e poi dopo negli ultimi due anni invece veniva strutturato in maniera molto teorica, dove si andava a fare la lettura dell'immagine, la comunicazione visiva, e con una maturità diversa si preparavano i ragazzi per andare verso l'università. Ecco, questo è rimasto come sperimentale da quando è nato, come diceva la nostra giurata, fino a quando poi è morto il nostro sperimentale. Aggiungo una cosa, aggiungo, dove gli insegnanti facevano fatica a insegnare ai quarto e quinto anno, perché non, era la prima volta e non sapevano cosa dovevano insegnare. Ecco, su testimonianza. Ecco, io ho passavano davanti ai miei disegni, poi facevano lezione alla classe perché vedevano i miei disegni. Sì, 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 prima era una cosa estremamente manuale, poi nel quarto e quinto anno diventava estremamente teorico. Poi nel passiamo un attimo alla scuola di Trento, come stavo dicendo, la scuola di Trento ha una scuola invece è molto più recente, nel senso che nasce nel 1953, tra l'altro visto che all'interno della cosa c'è un articolo di stampa e lì la scuola di Trento nasce per volere di Bruno Colorio, okay? Che insegnava presso la scuola di Pozza di Passa, quindi ancora più a nord, che era una scuola di tipo professionale inizialmente, poi è diventata anche quella l'istituto d'arte, e da lì ha importato la scuola a Trento. A Trento esistevano già delle scuole di arte e mestieri, però erano state poi assorbite all'interno degli istituti tecnici professionali. E quindi non esisteva la realtà dell'istituto d'arte. Quindi nel 1953, quest'anno tra l'altro, celebriamo i 70 anni, magari coinvolgiamo anche Attilio, e veniva fondato questo istituto d'arte, addirittura hanno trovato documenti qui al Istituto d'Arte Colorio, che era il preside che è anche il professore che aveva fatto sì di aprire questa sezione staccata a Trento, ci metteva anche soldi di tasca sua per portare avanti questo tipo di istruzione a Trento. Ecco, e poi l'altra domanda che mi sono fatta successivamente al come sono nati, perché sono nati da dove erano questi istituti d'arte che possono essere professori artistici di recente, era ma e gli smalti? Perché sono arrivati gli smalti a Castelmassa? Perché sono arrivati gli smalti a Trento? Che realtà c'era in questo genere? E qua la realtà è che Castelmassa è arrivato con lo Ciorro, che arrivava dal Viterbo, è stato anche mio padrino, purtroppo io non l'ho potuto conoscere perché è morto più di 3 anni, e dopo sono tornato avanti a Castelmassa da mio padre, da Pino Conelli e da Carlo Pirciani, che era un altro insegnante dell'Istituto d'Arte di Castelmassa. E in questa piccola realtà sono riusciti comunque a mantenere vivo questa cosa fino agli anni 80-90, poi cala l'utenza, quindi purtroppo come succede in Italia, vengono tagliati, sono i rami secchi, qualcosa c'è ancora, questa è massa poco, ma perché ancora ci sia, portata avanti da un insegnante che si chiama Nina Grandini. E invece Trento, più o meno lo stesso percorso, stato battuto, cambia l'utenza, quindi l'utenza femminile, e ci si sposta su quella che è la pizzeria e la lavorazione dello smalto. La lavorazione dello smalto, le lavorazioni e le tecniche sono quelle che ha usato Gigi, quindi non sto qui a elencarle di nuovo, non ho portato qua grandi cose
della scuola di Trento, vi ho portato le immagini, questa immagine qua che vedete sopra appunto è Ciorba, questo qua davanti con la cravatta, quello dietro invece è il professor Bottolini, all'interno proprio del laboratorio di Tarbattuto che c'era la Sellassa. E quella là è la foto di gruppo, da qualche parte c'è anche mio papà, c'è anche Carlo Pellicciari. Ecco, e questo è uno smalto fatto all'interno della scuola di Castelmassa, e questo qua invece è uno smalto fatto di recente, in collaborazione con la Sovrintendenza ai beni architettonici di Trento, si trova a Carlago, che ho fatto con i miei studenti. Non l'ho fatto io materialmente, io ho condotto solamente la parte, solamente tra virgolette, durata diversi anni, la parte della progettazione, poi mi seguo il perché. E quello è un esempio di un lavoro fatto con i nostri studenti, prendendo la ciotola, lavorandola, usando smalti trasparenti, le tecniche che già usate in Gigi, non so, le case delle altre. E comunque a Trento, la tecnica dello smalto fuoco è arrivata tramite Valversari. E lì ho sbagliato nel 1956 arriva il professor Marciano Baldassari che ha trasmesso questa tecnica ai suoi studenti, proveniva da Pesaro, e finalmente a Trento è arrivato anche a Trento lo smalto. Devo dire che passando dalla scuola di Castelmassa e poi a quella di Venezia, dove ho insegnato per un breve periodo quando ancora ero studentessa all'università, dove lo smalto veniva usato pochissimo perché facevano più ceria. E poi dopo passando a quella di Trento, Trento mi si è aperto un mondo, perché c'era veramente un laboratorio di smalto estremamente ordinato, pulito e preciso, c'è proprio una precisione ferrea nel condurre proprio tutte le varie tecniche. Ecco. E per questo comunque di essere riusciti a portare avanti la tecnica del professor Marciano Baldassari, bisogna ringraziare le mie ex colleghe che sono andate in pensione, le ricerche che non sono qui, che sono Lorenza, Sebastiano e Maria Medantizzi, che hanno portato veramente avanti con passione estrema questo particolare tipo di lavorazione. Ecco, apro una parentesi, nel 2012 diventavo un liceo artistico e da questa forte mentalità colta, ovviamente, sottoposti a questo nuovo tipo di normative, i nostri studenti che iniziarono dal primo anno a fare questo percorso, smalto per l'efficienza, dal primo anno della scuola ovviamente secondaria, 5 anni di scuola superiore, ci tagliano le gambe, perché i nostri ragazzi adesso fanno un primo biennio comune del liceo artistico, quindi non è più un po' del liceo d'arte, è diventato un nuovo liceo artistico, e per scegliere solo dalla seconda in poi il loro percorso di specializzazione. All'interno del liceo artistico di Trento, adesso lo chiamiamo liceo artistico, adesso abbiamo sempre indirizzi pittura, scultura, architettura e poi design, dove al suo interno si suddivide tra sottoindirizzi, tra cui anche meccanica di pizzeria. Ecco. E con l'arrivo del nuovo liceo artistico, e qui ho incontrato il nostro figlio, tanto per capirci, anche il nostro Gigi Baratto, cosa succede? E anche Stefano lo mosse in quell'occasione, perché ho praticamente movimentato mezzo mondo. Principio di insegno all'Istituto d'Arte, articoli sul giornale, arrivano i Vigili del Fuoco e principio di insegno non è successo niente, non sono fatto male a nessuno, c'era un gran fumo, però quando arrivano i Vigili del Fuoco, ahimè, la normativa sulla sicurezza, posso assicurare di ribaltare con un calzino. Ecco. Salta fuori che gli smalti, da un giorno all'altro, ci troviamo in laboratorio chiuso. Io preso dal panico, ero la più giovane al tempo, degli insegnanti, quindi la prima che avrebbe dovuto prendere valigia e andasse in automatico, perché se non c'era il laboratorio in automatico non avevamo nemmeno gli iscritti per poter portare avanti l'indirizzo, quindi il rischio di chiusura dell'indirizzo, da dove andato sono chiuso il laboratorio. Cosa che so che è successo anche in altre scuole, in altre istituti d'arte d'Italia. Perché? Perché i dirigenti scolastici non si prendono l'incombenza di avere una situazione così gravosa legata alla sicurezza, soprattutto con la sua.
In questo caso per noi ci chiudevano perché? Perché gli smalti non erano norma. Questa è la prima cosa che ci hanno detto. Voi non potete lavorare con gli smalti perché avete ragazzi minorenni e riprendete smalti per la sicurezza di voi. Quindi ho iniziato a movimentare il mondo, da qui ho conosciuto Martiglio perché genere, poi ho chiamato la scuola di centro, una scuola che si prende, ma non c'è, per capire come facevano loro per poter tenere aperto. Perché in Sicilia è più semplice, basta prendere il faccio, e lo ricordo ancora. Tant'è che tuttora io ho molestato le mie giovani colleghe dicendo che le risorse sono chiave. Ecco. E dopo Martiglio si è trovato la soluzione di trovare degli smalti che avevano sfruttati anche da ragazzi minorenni e da lì finalmente siamo tornati e solo riusciti a tenere questo importante elemento. Ecco. E vi faccio una breve parentesi su questo capitello, questo qui si trova a Terlano, si chiama, è uno dei pochi capitelli che ha quattro facciate. È su Crocevia, all'interno di questo paese, di Trento, e qua c'è stato un forte lavoro di ricerca sul territorio, perché i santi sono i santi, ma delle chiese che sono all'interno del territorio del lago. Quindi c'è Sant'Andrea, San Filippo Neri, Sant'Anna e poi l'altro non lo ricordo. E comunque abbiamo cercato con i ragazzi proprio tutta quella che è la simbologia legata ai santi, infatti i santi leggono il brano, l'elemento, lo strumento che li contraddistingue, e anche i colori, quindi c'è stata anche un'intensa ricerca sui colori perché ovviamente essendo un momento vincolato doveva rispettare certi. La lastra, che dire, la lastra, anche la lastra è vincolata alla dimensione del forno, come diceva la nostra sala prima, quindi anche nella progettazione abbiamo tenuto conto del fatto di tagliare la lastra a metà, in senso orizzontale, seguendo ovviamente le forme dei santi, con un taglio laser perché non avevamo degli strumenti, dei seghetti così grandi che potessero riuscire a fare questo taglio, e l'abbiamo divisa a metà, e poi con le varie tecniche dello stato. Che sono riusciti finalmente a fare quest'opera di cui so che con paesaggi hanno assolutamente. Ecco. Io ho concluso e grazie. E nei soldi che cosa sono gli esperti del poli speak italiano but you can follow the on the blog and the eventually later you can have a final copy as well. In this case, there are some pictures, less of pictures, and some not right, some arguments because the time, because so is provisional. No? We better prepare later. Now there is, if you want, a little coffee break, and then the Chiara Maggioni, which is a story of Middle Age, historical and professor of the university. Later today cannot come and come. Tuesday instead. And I will say after the coffee pause, Jennifer Wells, and then Professor Stefano Rossi. And at the end, I think so, about 20 of the present can visit the museum because 40 is too much. And the author can stay here
Big Boss, Luigi Barato,
difficile ricordare tutto quello che ha fatto. Se guardate il suo curriculum, ha fatto una decina di cose all'università, collaborazioni, insegnante, e quindi magari lo facciamo dire a lei. E lavora non sempre, ma soprattutto vicino a Cepaldo, si è stabilita lì da qualche anno, scusate in italiano, e diciamo che è molto innovativa nelle sue cose, padroglieria soprattutto, e usa anche lo smalto. Quindi se hai qualcosa da dire, lo fai tu, perché lei parla benissimo in italiano e naturalmente in inglese, perché è americano, di origine. Quindi, se poi ci sarà bisogno di fare un riassuntino di quello che hai detto, se ti vuoi ricordare, abbiamo una persona che fa riassunto di quello che dice, oppure che tu parli in inglese, no? Sì. E quindi per dirlo poi in italiano. Ok, grazie. Diamo la parola a Jennifer Wells. Forse deve essere questa. No, cioè, la tua voce è forte. Ma... no, ma così poi sì, sì. Oh sì, 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 perché sicuramente paio per quelli che sono su YouTube ah magari per quelli che sono in YouTube forse può servire il microfono sì, si deve parlare ottima C'è un eco. C'è il fusilino dell'eco da togliere forse. Guarda che c'è uno dei sei lì, c'è scritto eco. Hello everyone, thank you so much for gathering here this evening. Okay. So very close. Keep it close, yeah. It's not close enough. So the pieces that I'm going to begin with are the rings and pieces of Alan the Island of Cyprus. So moving on to those, these are some early examples. We also saw some pieces this morning from Adami and from Egypt. And and this is a trade route, a Venetian trade route that is from 2500 BC. And so you can see like how things are moving around during the period that those pieces were being made. I always find that fascinating. And then now here we are together. We've all created our own routes to come and be here this weekend, which is a beautiful exchange, a beautiful trade of information and conversations. And so this was the trade route of goods. This weekend we're here together for a trade route of ideas and information and love of an animal. So just thinking about that. And then working through where the animal has been. We
are where we are today because of things that have come before us. This piece, I'm extremely grateful that the Met Museum offered the image of the back, because you know, we're all curious, how was it made? When was it made? What's the story behind it? So seeing the back of the piece is something that I absolutely love within this one. Another example of that, a Byzantine medallion with poison lines, the lines. And then tomorrow, we're all headed, we're headed here. So another piece that we'll be seeing in person. And for the detail. And in my own work, I love the repetition of the pattern and the picture that arises. And you see that so much in these pieces. And then looking forward 10 years to some other pieces that were that are a part of our part of animal history. This piece in particular was known for the green enamel that's within it, and it's beautiful to see these pieces that have hundreds of years of life and wear within them, and they're so brilliant and beautiful, and the green is just so bright and intense. I love that. And then looking at this piece, how enamel has been used as decorative, to use it for religious objects, but then also on a military component. And this piece is from southern Spain. So it was part of the last kingdom before, that area was reconquered by the Spanish. And you can see over here, the Islamic is it there with the animals on the big part, or is it? No, these little sections here are the animals. They float on it or riveted, yeah, in a separate piece. Yeah, there's one more image. You can see. Yeah. Here a little bit more of the detail where the animal. There's just some holes where they were some of these things put in. But then also looking at other areas of the animal. This piece we've seen before today already. I feel like we should have had a collaboration beforehand. All right, who's that question? So it's just the subject matter being switched over during this period. It was moving on from religious subject matter, antiquities being rediscovered, and the imagery itself was being pulled from primates. And so that collaboration across feudalism. The animals were necessarily the founding tree of the primitive members. And then the collaboration between the portrait miniature and frame, and having that enamel first go into the frame that is containing the piece, which is so that's why I'm going to put in the work. And here, which we're jumping back to saying the same kind of timeline, seeing more of the enamel, and you can see that this piece has the same colors, probably the same enamel style, but it's used for jewelry instead of a military purpose. So I'll put some on that. Oh, yeah. Okay. So, and then just another example, some paint animals within this piece, the use of the animal on the locket. And then here within more of the painting style enamels. Back. Okay. Here. This piece is from 200 to 650. And so the painting style of the stone here. The Nina Niakari. The research I was able to find that it was from the Persian Mound in Primo, which I found to be really beautiful. The application for that, and it's a little small.
a really detailed list. It's just absolutely beautiful. And next piece you can see here, the Arsenal last slide, being designed by having their work put on to the Merida States. So it's just the connection of the last one. And then these pieces, I apologize for calling the images, I'm not going to find them. Anyone has more information on this work, probably, I'll talk to you about it. And then thinking also about animals, how they've been used as badges, for clubs, for movements. This is from the Order of the Cross of Maria Virginia, which is a place I'm very honored to go to in Virginia. So this is just another demonstration where you see the animal being used in their life as to commemorate movements. Okay. Thinking a little bit more about industrial applications. This house is located in Beverly Shores, Indiana. It's only one day a year, of course. So that's on my bucket list of places to go and houses for is this house. There are, it was constructed in 1933, the Century of Progress Expo in Chicago. And so this was a collaboration. No, back. Yes. Okay. It was a collaboration of two different companies, and it was like the debut ship of the president wanted to launch these alien animals for residential construction. This is an example of, your everyday residential small town animal home, which I absolutely love because the, it's your everyday small town animal home, which I think is beautiful. And these were produced on assembly line from 1948 to 1950. It was after World War II, there was a housing crisis going on in the US. And so these were seen as a very efficient way to solve that problem. They were low cost and they shipped in kits of 3,000 pieces, which I think is great. Like, imagine having an enamel home arrive and you can put it together with an instruction book at like IKEA. Yeah. like this. yeah, an instruction book that was it. And so this is another example of the homes. So these panels would all interlock together as the first home that was assembled for the Chicago Fair. So, and from what I've heard, there's maybe 1,500 of these still surviving. And thinking about enamel in architecture, enamel in our home living situation. This is a parking garage in California that was created by Fred Ball, which was an analyst who has passed away. If you enjoy any sort of experimental enabling applications, this will be a beautiful resource. And then both 1,488 sheets, so almost 1,500 panels by the panel. Obviously, if you look around this room, there are so many beautiful examples of enamel in industry, enamel in our homes, in our daily lives. This is a company, Kohler Enamel Felt,
from the U.S. and has a very rich history, and it was founded in 1823. They started off making farm equipment, and the story that I read was that they started making farm equipment, and they started enameling, and then they sold the very first bathtub was a watering trough for cows that had been enameled, and that's how they began selling bathroom fixtures. Just blending up two companies or two ideas. And I think I'm not the one who's ever thinking of but then also just thinking of what is Kohler now. They also offer residency. Bathtubs are the videos that I've seen of the bathtubs being enameled is that the crane pulls them out and then someone is sipping them as the crane is doing the same process. The cooler thing, the hot thing with it is because it's so difficult to get the animal on it, they heat these pieces to right ahead or even more, and they take them out. I have two guys, I found a photograph of that. That's so, yeah, they have so incredible. They have on YouTube, I think, they have videos of people sifting bathtubs. That's happening today in Australia, I think. I found a video somewhere. It was happening somewhere on Friday. Okay. So. Which is Jennifer, I'll look for it. The video is out there. Yeah. And if you want to go to Wisconsin, you can do it in the back. There you go. So we're all going to go home and we're going to have a group tour tomorrow after tennis. They're using about the same technique I use. I have a little sifter like this. And these guys, I come with like buckets like this on a long pole. Yeah, they have the long ones from, the 20 kilos of enamel that you're trying to balance. So, the enamel in the house, all of these things. Other companies, AJ Wells. Okay. Let's see. We're going to come back to this. Just more industrial applications of enamel here. It's being used in a fish shop. In the next slide. And it's for this one here. Small one over here. Tri-coat. Tri-coat. Oh, yeah. Yeah, to the Brussels Iron Company. Yeah. Thinking about different signs. This is in Dublin. And this was so this is one of the public works that are a part of the company that came before the Tri-Co, the Brussels Iron Company. And it's John Kindness is the artist, and so it was an inspiration of his experiences with the gas man. And the gas companies, what it produces, that they heat up water and all of this. So some more public works. And then thinking about companies that are using it for writing surfaces, the pre-enamel writing surfaces. And within this company, Polyvision, which is originally from Belgium, they've been really pushing the hygienic part of the enamel and how it's such a clean surface and easy to maintain, it's non-porous. And then also they're adding microparticles to help the surface clean itself within 24 hours. That's amazing. A lot of the resources on that since COVID. So just we'll go through the next two slides. And then we've got ceilings. Thanks. Museum. Okay. So just other places that have art history that we share different conversations with. Next. Charles. Okay, music delivery.
Artist residence. Artist residence. And so this is one residency at AJ Wells. There's like people that, you know, we're all here together, we're having these conversations. Susan has been able to do some work at AJ Wells. But then also the Kohler residency. As Colin just mentioned, you have the possibility of going for a factory, and it also has artist residency where you can go and make it and have these things to go there. There's the Corning Glass Museum. And each of these is a little bit of a different opportunity. And they're looking for artists that are at stages. It depends on what you want to do. And I think, you know, I don't want to say anything for different areas or different opportunities, things that can allow this type of exchange. And I think the residencies are a lot of options. So whether you're by yourself, some of them you're working with a team. And the third collection, some of them are more research-based. This one is in New York, and it is a month long, but it is a much more research-based artist residency, from my understanding of it. So, another way, this is if you're looking to do maybe more design quality instead of necessarily production, but if you're looking to do more ceramic-based collaborative. And then recently in my work, my professional activities, I've been curating an annual exhibition to Romania. It's called the Plus One Exhibition. And the idea is that the first year I invited a selection of artists, and they were asked to pick an artist to be their plus one. In the U.S., it's very common that if you go to a wedding, the wedding invitation will say plus one, or it will say not plus one. And so there's your opportunity to invite someone as your friend, your companion, your partner. And so I wanted this exhibition to have that type of community. There. I know a limited number of people in the annual world. There are so many more people that I want to get to know. And that was the idea behind this. I could invite people and then they entire people to reach out to other people. And I'm very honored that I was able to put this exhibition in the Romanian community. And this year is the fourth year that it is happening. So you can see how things have been gone. Some people have stayed for 1 year and then drifted off, but I'm lucky that most people stay for 1 year. They invite someone. The next year, you know, the first year you're the invited. The next year you're invited. So the first year you're someone's plus one, and the next year you make your plus one. Which is also something I really enjoy because it allows for the exhibition to have a little bit of continuity to see how the work is developed. And on that note, if any of you are interested or if you I'd like to talk further about this, I will hear much of the conversation. Thank you all so much. Thank you. Mm-hmm. Del saluto della UIG.
of the designer student from the side. We study also another, and we made this last year some book. After. You can show his last book. Okay, I give the microphone to. Okay, thank you, Bio. The first idea, I don't have an artist, and then I don't know exactly. I work about it as a scientist, in particular for mechanical properties and other chemical resistance and so on. But I am a teacher about product design and also connection between artists and also application of idea and a good material and surface with the perception. And then also protection of material. And then also ANA is very, very important. I will show some information about this. Now, the next. I'm trying. Sto provando. Oh, okay. Okay. Email is, you know, I think very well, is a very, very old, but in same time a modern material. And there are a little bit of comfort because it's a very, very precious materials, but in the case, in several applications, it's an old materials, outdated materials, and then not existing materials. Or another field that is good resistance, in particular considering a chemical resistance, abrasion resistance, but also in the same time is very, very brittle. And then there are also in several times is a contrast about this material. And then I don't speak long about the history because after presenter, I showed some information. In the past, it is a precious materials to use together with gold and precious stone. And here you have some example, and also Palladoro in San Marco in Venice. But it is very, very interesting materials in the past because it's maintain the surface, the good surface, the gloss, the color, without a change. For this region, it's considered a precious materials. Here you have some example from connected for decorative aim, or also in some case for very, very precious object, or in liturgical field. Done. You know very well we have different techniques, close relation play, and done with very, very interesting and particular effect. And then in the past we have a big development, especially in Italy and also in Limoges in France, and pass also to the email with other possibilities to produce, like in this case, to produce a different effect in comparison with Clusone and Champlevé technique. Clearly, to use NML, we need a great passion because it is necessary to prepare the material, to prepare the substrate, and then there are different applications, different firing and treatments, and then we need time. And also it is necessary to design a color, and in some cases after thermal treatment the color changes, and then it's necessary to design the color. But this is in contrast with the speed, because in some cases artists ask speed, and then it's in contrast with the NML technique. And, towards to the 17th century, we have a decline, we have a crisis
of an email because there are inorganic different. And Anna, this system permit to artists to have different possibilities to go with height rate, and then also to have to fix the impression, to have a different effect, and then clearly it is possible to change to a wrap of colors, and then it is difficult to obtain this with the engine. And then we have a problem. And after we change totally with the industrial revolution, but clearly we don't have now the artistic application, but industrial revolution. Normally we speak about steel, because for engineers steel is alloy between iron and carbon, but normally it's for people it's steel. We have a new material. This is a perfect material, steel also together with cast iron, and then we obtain a big structure, big possibilities, bridge, railways, and so on, but we have a problem. Because steel presents corrosion problem. Don't show good corrosion reactor. And then during the service life of object, we have a loss of object or loss of capacity to, for example, to have a contamination with water or with food. Here I have some example. This is not a made object. This is an object steel with thin coating, and then there are maybe we have a possibility for ANMA because there are not organic coating in this period. We have only copper and thin metallic layer, but in some cases it is not easy to apply. Or also in contact with food, we have a problem. And then this moment, the paints don't guarantee protection. Varnishing organic coating is not part. And then a nail come back because it is perfect. A silent adhesion. This moment we speak about a layer with a steel substrate, and then we have excellent corrosion protection, easy to clean. We don't have contamination with food, and with this kind of coating, we permit to have a very, very long service life. And then, after we have a development of titanium oxide, and the name is the white titanium, in particular after the Second World War, and then we have industrial enameling. Possible. Here we have several examples. You have the possibility to see several examples in this room. And if we observe, we have in particular white color. White color. Clearly, it is connected with the titanium oxide, but white is very interesting because it's connected with the clearness, with the iron, absence of contamination, and then it's perfect. It is a perfect layer for kitchen, bathroom, and so on. And home is empty of white element. It's perfect. It's good for element, but is another new price because about 1917 arrived also organic coating with the good properties. And then when we have organic coating present several possibilities to protect steel, not only steel, but in this period that are also aluminium. For aluminium it is difficult to apply a carbonyl layer on aluminium, and then when we think only in particular for color, we have white, we have black, dark color, and pastel shades, such light blue, light green, and when we compare with organic coating with paint,
email plus e-commerce. And then this is a big competition. But today, what is the possibilities? It is possible to have a new place for an email. Clearly, now we have new colored pigments. There are an improvement in the position technique, increasing in quality of email, also in industrial email. And then, probably, there are a new light for this kind of work. We have several possibilities because, okay, we have a good layer, but it's necessary to think also to application. The first you know very well is the artistic email. Artistic email has never died, but has remained only in very, very few persons because it's for artists, workers, the slowest thing. About the work, the knowledge about the different application technique, and also it's necessary to write the firing, the time for firing. Here you have some example. The artistic is very, very interesting, but if we considering the quantity of the mass of email, clearly is very, very low. The second is the merit. Severely and precious object. As in this case, this is a connection between artists and a sort of industry or and marker. Here we have some example, and this is possible also to put together the artist with to product design to design a product. The second possibility is in the field of architecture and infrastructure. Clearly, in this case, is an email that surface is used considering very, very good resistance to environment, to aggressive environment. In this case, you know the metro station or also in a tunnel. But in other case, for example, in the interior of metro stations, would be interesting because email show very, very interesting characteristics. In this case, we don't have a problem about corrosion resistance, but we have other problems. Here, there are other examples. Here, I think this picture. Last year in Concordia University of Montreal, there are five levels, all animated with animated service, or there are mosque in Malaysia. And then we have a contrast between email and paint. Email show a necessity to careful the position and also show an higher cost, and this is not good for industrial application. But however, considering the entire service life of product, email show higher corrosion resistance, higher corrosion protection properties when we compare with paint. The second, the color. Normally, the paint have organic pigments, and then organic pigment change the color connected with the UV radiation. In this case, it's inorganic pigment, and then normally we don't have a change of color during time. It is also easy, this is another problem of today, in particular in Italy, but also in Germany. It's easy to remove the graffiti. Also, in this case, when clearly using the organic solvent, it is possible to remove without produce damage on the surface. Finally, it is anyway layer don't need the maintenance program to restore the surface because the corrosion protection and also corrosion properties maintains. And then we don't have finally the problem related to disposal.
Antan, this is a very, very interesting properties and because animators. So when we compare with paint, paint is so animated is a chemistry, but the paint is a plastic. Antan, we are a plastic model, we're considering a problem with the environment for animal properties. And then another application is I write industrial, but it's better to write design products. Here we have some aspect, we have pots, also the cooking plane, and after object for kitchen, or for example, this is a paint for animal plant. Of the last Congress, International Congress of Animal in Kyoto, in Japan. And when also considering this application, because in this case we need resistance to high temperature, when we compare animal with paints, we have another problem, because there are also paints made by silicone. And then also, when we compare this, animal show higher cost, less flexibility in color, and in effect. However, animal show longer life. Don't change the gloss, the color, there are resistance to chemicals, to detergent, also in this last period, also to disinfectant action, if we think to problem connected with COVID. And then, another problem is also shown by previous speakers. The problem is the technology, because few designers know porcelain and nail, few know these very, very interesting properties. Several persons think that enamel is like paint. In Italian is smalto, and is also organic coating with the same name smalto. Or for other person in English, enamel is also enamel of blood. And then it's a little bit strange, but this very, very interesting materials don't present in school. We have some presentation about school, but also only for artistic school. When we move to technical school, this is a big problem. And when we speak about design or about industrial application, no people know anything. And then I teach in my course in 6 hours. Normally I spend between 6 to 10 hours about animal. When we speak about application of animal characteristic in the protection models. And then the problem is necessary to increase the knowledge of these materials and also its excellent characteristics. Finally, only some example about this about the characteristic. We are easy to eliminate the tag, the dirt. Here we have some example. It's the tag, but also inside of tunnel. And we have also another interesting aspect, the cleaning and the safety, because it's possible to have to correct the surface, for example, in a tunnel, also to reduce the necessity of light and then also to reduce the energy to maintain the light inside the tunnel. Here we have some example also of subway in Kazakhstan, or also in this period, also China use very, very low number, high number of application. And also introduce dream, surprise, because it is possible to have several surface effects. And also elegance. Here is an hotel in Israel. It is possible also
si sarebbe investire combine in email surface with alternatives like Stone. It's also good because email is dust and that is ceramic, Stone is ceramic, that is ceramic and ceramic is very, very interesting. But also using the new technologies, because we say it is interesting also to have effect, and that is also possible to put together, for example, with light produced by LED. Here I have some example. And finally, this is maybe you know very well in the pine, in the pine organic coating system, and normally you grow Pantone and Carrasso, the color of paint. In every year arrive a new color. In this case, in this year, we have the magenta, is the color of the year. And then all the design objects considering this color. Now we have also other industry, other companies like TPG or Basco produce the color of the year. And my question is why? Why? Don't sign and the mail of the year, because it is also interesting, because it is possible also for designer to think, okay, this is the new color, and we apply this. But when is discovered, the quality of NML and the characteristic of NML also is very, very fashion, very, very good also. For the people, because connected the good quality, the good perception, and the history. And then this is a very, very famous example of a product by the designer Mark Newson, a Newson Australian designer. And here you have a table and a chair where is protected by an email. And then this is an example. Mark Newson is designer, is between designer and artist, but it is possible to apply the idea of this of art and also of design in a sort of industrial product. Finally, some picture and also information, not only for aesthetical perception, but also technical and historical. You find in this book, I have some copy. I have not a lot of copy, but if there are people existing, this is a work. I am the editor of this book, but this work also together with other person, particularly also with a video. And finally, thank you for your attention. And if you have a question, you go to the. I think all of you can take from idea thinking about the exposition of Professor Rossi, the miniature from Gilli is two words very large, no? But maybe it's possible to take something from him and from you, and also Jennifer, and some other, come si chiama? Luciano Giuliato, two words different, but it's possible to find something to enlarge our knowledge and find something new, because enamel needs new idea, new product. Because the people will see new things. Okay, no questions? Also for the no? And now we finish. And may I do a question? You made a panegyric on the smart, on the enamel, but are there some problem in the enamel? Of course, we are in the museum of enamel, but I would like to know if enamel has some problem. Okay. Thanks.
Yes, I think the problem, the first problem is technology. Because the enemy is not only in this area. And when we speak about, for example, the university, I don't know in the university rules about anything. I take also seminar, for example, in academia, Accademia delle Arti. And then I take a seminar about the email to spread this idea, the idea of knowledge, because some people clearly, if I don't know something, I don't use because I don't know. And another problem, I think, is connected with the idea, in particular for the old people like me, the idea that the pale ale mail is okay, it's a white layer, but it's a sip, it's not a very, very interesting. But in several cases, it is possible also to illustrate also this very, very high possibility to change the subject. Another point, but this is a typical problem when we put together a creative and a production. Clearly, there are, I teach in product design in engineering school, and I have at the starting point, I have a big problem because say, no, this is not a course for engineering. The important is the mechanical properties of material and course. But this is there are a contract between technical engineer and designer. And when we increase the distance between technical person and artist, really, this is a very, very big distance. But in some cases, it is possible to put together because in some period, it's not only product design, but also strategic design for another group of engineers. And it is also important to, for a product now, to have a product for each user. And then it is necessary to show different products, different kinds of product exactly for you. Really for the person with the ponder from Italy, there are a little problem. But for an Italian person, we speak about controllo so far gli arti sani della qualità. is industrial product. But the idea is there are a person of industry like an handcraft. We work exactly the protocol. And that is the idea to put together the connection between the creative, not only designer, but also artist with the industry. I think we lost this because when we start in 96, when the design in Italy started, in particular in this area, in Lombardia area, we have a connection between the artist, the not only artist, the creative, and also the person from industry. And then I think this is some critical points about also the use of anime. I would like to ask you, what about cost? And I mean cost of enamel in this order that doesn't know enamel, so does not know the quality, does not know the characteristics. And there is a sort of prejudice. Yes, about it. Yes. I think that idea is true, or the characteristic of an email? For me, in some cases, yes. In other cases, it's also necessary another critical point for an email world is there are not marketing. Because it's necessary to work in marketing. Not only in this moment we speak about artistic email, but I work in the University of Trento is the laboratory of
connected with the CISP association about the user of a producer and user of AI. And I say several ways it's necessary to produce marketing about AI, because clearly the cost is higher. But yes, maybe it is possible to speak about the long service life, the environment aspect. But another point is a producer can use this exactly. Why the people buy iPhone or Samsung Galaxy and not other telephone? It is not for use. It is only for perception. There are the immaterial properties. It's not technical properties, but the same also for car, for other object, or also for clothing, or in fashion. And then it is necessary to force this. And for this, it is very, very interesting for me, some example. But another not good point is also parallel in Italy, because in Italy the use of AI is reduced. Clearly, when we speak, when we think about the cost, when we compare the cost of animated pot and the paint, the organic coating, silicone paint and pot, okay, the cost really is not possible to maintain the same. And then it's necessary to work about perception. I say in all case, in all product, because now only technical product and also business to business is work about mechanical properties. In the case when we go to final market, it's necessary to think not only about price, but about properties, but perception of product. And then in this case, it's a winner. In other case, clearly, in all the world, there are a country with a lower cost of production. And we also, not only about the anime, but also about the other. And about the cost, I can say something. The industrial animal will be paid in tons, and the price per kilo of the tons of an animal is very cheaper, very, very cheaper. Before the COVID, the price of an animal was 2 euro per kilo, 3 euro per kilo, but was more and more expensive. But the difficulty is to apply enamel, you need a big format, and the enamel is energy consuming. So, for example, little pieces like that can be enameled, you know, is can be enameled for 1 euro per pieces. The job enamelers firm, they can receive 2 euro per one piece enameled. It's very for that reason also very cheaper price received. Are not interesting. And the third world, the like China, like other, produce and sell on the European market finished product in a price 40%. So there is big difficulty. Not you cannot compare the price of 1 kilo of enamel for a piece, which is very high, 80,000 euro per kilo, no?
reach the people it is to world. Okay. Now, for this evening, I think to less free the people, because tomorrow morning, the major part of you have to stay at the hotel 7 hours, 30 minutes before to take a bus to the news. Now, I ask to the of you, he don't remain tomorrow evening here, to visit about middle of you, 20 persons, to visit the museum, and the others stay here to see the prestation. The prestation, prestazione del loro